Amici del canale Vettorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Parliamo del nuovo album di Sam Fender, uno dei migliori cantanti emergenti per quanto riguarda il rock alternativo britannico, che si conferma con il nuovo lavoro 17 Going Under. Vi avevo parlato tempo fa del suo album di debutto, Hypersonic Missiles, che mi era particolarmente piaciuto perché appunto era finalmente, diciamo, a mio modo di vedere, una ventata di aria fresca rispetto a quell'anonimato, a mio modo di vedere, che aveva caratterizzato un po' la il rock britannico, l'indie rock e un po' anche il Britpop tradizionale, insomma, con dei gruppi che personalmente a me non hanno mai coinvolto e con canzoni fin troppo popolari e mainstream. Qui invece siamo di fronte a un cantante che ci prova, trattando di temi non totalmente mainstream, ma anzi con una musica tutto sommato tradizionale, riesce a far riflettere su temi parecchio importanti. Mi ricordo su tutti il singolo Dead Boys, che mi ha veramente colpito appunto per il tema trattato, che era per le morti suicide nel Regno Unito. E qui, diciamo, viene continuato questo percorso di maturazione, trattando temi in realtà ovviamente un po' più leggeri, perché parliamo comunque di adolescenza vissuta in prima persona da parte di Sam Fender e tutte appunto le conseguenze che questo periodo in realtà può affrontare, e viene fatto in un modo molto maturo, con uno stile oramai caratteristico della band di Sam Fender, ovvero dei riff che bene o male sono abbastanza nella norma, con delle armonie che vanno sempre a seguire la narrazione dell'argomento trattato del singolo. Ed evidentemente è un percorso che potrà far risollevare, secondo me, in generale l'alt rock britannico e l'indie rock. Ci sono due esponenti, secondo me, che possono fare molto bene: uno sono i Bombay Bicycle Club e l'altro appunto è Sam Fender. 17 Going Under è uscito a ottobre, ha già presentato 4 singoli, uno più bello di quell'altro, devo essere onesto. Ognuno di loro tratta argomenti diversi. 17 Going Under, la title track per esempio, tratta appunto di questi problemi adolescenziali che precedono l'età dei 18 anni e appunto raccontati dal punto di vista di Sam Fender. La canzone che mi ha colpito di più in realtà è Speed of You, che è una canzone che parla del rapporto padre-figlio, ma non è il rapporto padre-figlio tradizionale, ma è un rapporto abbastanza burrascoso, per usare un termine eufemistico, ma evidentemente è un qualcosa che evidentemente fa tanto riflettere. Ci sono poi anche altre canzoni che mi hanno colpito, pur non essendo dei singoli lanciati in particolar modo. Vedi per esempio The Dying Light, che è il seguito di quel Dead Boys di cui vi ho già parlato tempo fa. Il singolo che tuttavia mi ha impressionato di più è Hey, che è uno, se non sbaglio, anche questo dei singoli presentati prima dell'uscita dell'album, ed è veramente un qualcosa di rivoluzionario. È una canzone di protesta, se vogliamo, con un ritmo che caratterizza effettivamente questa protesta. Infatti è probabilmente l'unica canzone che ha un ritmo decisamente più elevato rispetto agli altri. Vengono citati appunto questi membri di questa elite, che presumo sia la parte elitaria ricca della società, che di fatto ha della giurisdizione diversa, della vita totalmente diversa rispetto alla maggioranza della popolazione, che di certo non naviga nell'oro. Ed è veramente un qualcosa che mi ha colpito soprattutto per il tema trattato, perché in generale, se pensi al ritmo della canzone in sé, Hey non è propriamente la più interessante di 17 Going Under. Comunque è una canzone che sinceramente vi consiglio. È tornato un elemento caratteristico che mi aveva fatto ben impressionare dal punto di vista tecnico anche in questo 17 Going Under, ed è di fatto l'intervento del sassofono, che fa da contorno alle parti strumentali nella maggioranza delle tracks di 17 Going Under. L'abbiamo visto per la prima volta in The Borders, canzone anche lì molto matura e molto bella dell'album precedente di Sam Fender. Qui ritorna per esempio in un importante parte strumentale in Mantra, ritorna per esempio anche in 17 Going Under, ritorna per esempio anche in Speed of You. Insomma, è un elemento caratteristico che in questo contesto è veramente ben azzeccato e fa da conclusione naturale a quelle che sono le strofe appunto cantate dal cantante britannico, che comunque è ancora giovane. Ricordiamo che Sam Fender è un classe 94, ha letteralmente la mia età, e secondo me, ripeto, può essere la speranza concreta dell'alt rock britannico da qui ai prossimi anni, per quanto non sia magari un genere di rock che prediligo, perché ormai preferisco un alt rock più aggressivo, e l'avete visto anche nei precedenti anni precedenti. Ma qui, se vogliamo
vogliamo fare una pausa e riflettere su alcuni temi importanti, insomma, Fender può essere la chiave di volta per un ascolto un po' più maturo e riflessivo. Fatemi sapere cosa pensate di questa recensione musicale. La prossima recensione sarà su invece un gruppo australiano prog metal. Parleremo infatti del nuovo album dei Tenements, che concluderà il ciclo del 2021 delle recensioni musicali. In ogni caso, è tutto da parte di Vetorger. Ci vediamo presto alla prossima recensione musicale. A presto, ragazzi, alla prossima.